essere differente. Petrelli Uomo, gli abiti da cerimonia che fanno la differenza. Da quanto tempo, ragazzi? Sono passate 2 settimane che non ci vediamo, eh? Tanto, molti stanno dicendo, ma è lunedì? No, è venerdì sera, è un appuntamento speciale come Peyuno, perché sono 2 settimane purtroppo che non c'era il segnale ogni lunedì, quindi abbiamo fatto questa bella serata, abbiamo spostato la serata a questo venerdì, poi ci vediamo sempre lunedì alle 21, eh? Oggi per via eccezionale stiamo oggi venerdì. Bene, bene, buonasera a tutti, benvenuti su Music Italia TV, io vorrei salutare il mio grandissimo pubblico che ci segue sempre da casa, il nostro cameraman, la nostra regia, anche il nostro regista, eccolo qui, e poi abbiamo anche la regia audio per quanto riguarda le basi, queste cose che mettiamo. Voglio salutare il nostro Petrelli Uomo, Martina Franca, il nostro sponsor ufficiale. Facciamo un bel primo piano a Petrelli, eccolo qua, che lo salutiamo, e poi salutiamo l'altro sponsor, il nostro Rodolfo Sportelli, il restauratore, abbiamo anche eccolo qua, di pavimenti antichi e moderni. Bene, bene, abbiamo la prima telefonata, caro? Sì, andiamo con la prima diretta, vediamo chi è, da quanto tempo? Ciao, io mi immaginavo, stavo con la... Ciao per te. Ciao, chi sei? Vediamo se mi conosci. Anna? Sì, bravo. Oh, cara Anna. Bene, bene, mi fa piacere, cara. Dimmi tutto. Come stai?
Io sto bene, tu come stai? No, sono contenta. Sto bene, oggi sto con la camicia, eh? In effetti stai meglio. Si fa vedere la primavera. La primavera, la primavera, qua sì. Fa caldo. Poi da quando ti sei dimagrito? Sono dimagrito, però lo sai che cos'è? Molte volte, no? Io sono dimagrito, però da casa, a chi non ci vede dal vivo... Poi quando ci vede, ma tu sembri grosso la televisione, per sei magro. No. Perché praticamente la televisione è un 4/3 che poi diventa 16 noni, quindi no. Diventa un po' più largo in no. televisione. Comunque siamo magri noi, eh. Siamo magri ma che pelle d'ossa. Katia, so. Come sta? Pelle d'ossa. Sta bene, sta bene. Ok, me la fanti con Mino. Senz'altro, cara, ti posso fare un brano? Sì. Sì, quale vuoi ascoltare? Che cosa mi fai stasera? Io vorrei fare un brano che lo canto poco qui, magari te lo dedico, eh? Va, va bene? Bene. Okay? Ok. Senti, saluto tutti i nostri grandi amici, Maria D'Ostuni con Vincenzo. Sì. E Pira... D'Ostuni. Salutiamo anche lo zio da Capurzo, eh? Anch'io. Zio Raffaele. Anch'io. E un bacio, Beppe, salutimi tutti anche a te. E ti voglio bene. Ciao cara, anch'io. Tantissimo. Ciao bella. Ci vediamo. Bene, bene. Sotto ragazzi stanno uscendo gli appuntamenti di Beppe per quanto riguarda maggio. Saremo anche da Nicola, l'amico mio Nicola, che ci siamo sentiti oggi. Nicola al capitolo. Brasserie dove si mangia la carne buonissima. Poi vi ricordo anche che staremo, l'1 giugno staremo in concerto in piazza a Torricella. Bene, bene. Regaliamoci un sorriso. Pronto? Pronto? Il 30 staremo a Taranto, in piazza, in concerto, Beppe. Pronto? Pronto, Beppe? Sì, buonasera, chi parla? Sono Maria D'Ostuni. Oh, Maria cara, ciao, bella mia, ciao. Dimmi tutto. Stiamo bene? Come? Stiamo bene? Benissimo, benissimo, siamo bene. Oggi ha fatto caldo, eh? Sta piovendo in tutta Italia, però oggi fa caldo. Da noi fa sempre caldo. Eh sì, incomincio con il caldo. Eh sì. Dimmi tutto, cara. Mi saluti, Katia, sta bene? Sì, bene, bene, bene. Volevo salutare tutti i nostri amici della compagnia. Sì. Un saluto particolare alla famiglia Baccaro. Sì. Anna Marsella. E volevo una canzone a piacere, quella che vuoi tu. Va bene, cara, ti faccio un brano a piacere, Saluta ad Anna Di Cassano che sì. Mi ha salutata poco fa. Sì. E poi ti vogliamo bene. Anch'io. Ti mando un bacio, eh. Salutami anche tua suocera. Grazie. Ciao cara. Saluti da Vincenzo. Sì. Bene, bene. Salutami tutti quanti, anche tua suocera, eh. Okay, ti mando grazie. Un bacio e salutiamo tutti gli amici di Ostuni. Meravigliosi, okay. Vi ricordo poi sabato sera, domani sarà sabato sera, io di solito dico sabato sera perché lo vedo lontano, perché noi ci vediamo il lunedì qua, no? Domani sera staremo al Club da Rosa, quindi mi raccomando. Va bene, ti mando un bacio, ciao cara. Okay, salutiamo Studi la Città Bianca, voglio sentire qualche telefonata anche che viene da Foggia, da Napoli, da Caserta, dal Molise, noi staremo in Molise, abbiamo un sacco di serate di piazza in Molise, anche in Calabria. Cosenza, Catanzaro, pronto, pronto. Poi man mano li diremo, il mese di giugno. Pronto? Abbiamo un'altra bella telefonata, poi ci prepariamo con una bella canzoncina. Pronto, chi parla? Peppe, sono Olga di Tassà. Oh, Olga, Olga. Olga, sono la bedda... Olga di Tassà. La bedda mia, come stai? Tutto bene? Quanto avrà notte peca, amore mio. Amore mio, diciamolo a tutti, dai, amore mio. Da perché non si vede? Tutto bene, lei come va? Tutto bene, non si è visto, capito? Non si è visto questi lunedì che il tempo era brutto. Mannaccia, sempre i lunedì poi si rovina il tempo, eh? Mannaccia, mannaccia. Due lunedì non ti ho visto. E lo so, neanche io ti ho visto, eh? Ma adesso ci rivedremo sempre il lunedì sera alle 21, eh? Va bene, cara? Ti posso fare una canzoncina? Quale vuoi ascoltare? Dimmi. Poi ci vediamo da... Il 16. Ci vediamo a giugno. Il 16 giugno ci vediamo, eh? Ti aspetto il 16 giugno, staremo al Caffè Siesta, sì, com'è no. Salutiamo tutti quanti. Voglio sentire la... Sì? Quale? Voglio sentire la zitella. La zitella, te la faccio, eh?
Va bene, te la faccio adesso, Mi preparo un attimino, Ok, cara? Ti mando un bacio e andiamo con la zitella. Un attimino che mi preparo, Devo prendere l'asta. Come Music Italia, 7 gold, 7 gold è una missione importantissima quella, Ci prepariamo, andiamo con la zitella. Vai. Hola. E amara, cagi non era amara, cagi non era amara, l'acqua di la fontana e amara, cagi non era amara, amore mia mi lambi via, e come gira con zumpa e balla, e come gira la inella mia, e ci vorrebbe una zitella, ci vorrebbe una zitella. E come gira con zumpa e balla, e come gira la inella mia. E ci vorrebbe una zitella, così balla gioventù. Quando era zitto io, tu dormisi. Ma gama giunsurato, amore mio, so senza quasi. E come gira con zumpa e balla, e come gira è nella mia. E ci vorrebbe una zitella, ci vorrebbe una zitella. E come gira con zumpa e balla, e come gira è nella mia. E ci vorrebbe una zitella, tu si balla gioventù. In America, in my life, I went in America by my side. I went in a reader, all I need. I went in a cedar, but I see. I let it in the sand, in the sound. I went in America, my love. I went in a jazz guy, you are in. I went in Benny Lune, mess to your name. Oggi proprio vedevo, ragazzi, la zitella, che successo straordinario ha avuto, Ho messo sulla mia pagina Facebook, ho messo un po' di tante zitelle che poi hanno fatto in tutta Italia, insomma, dopo che l'ha fatta sempre Beppe. Ogni tanto sentivo anche la mia voce che faceva hola hola, hanno messo pure la pagina mia. Pronto, questa, tra l'altro pure sulla Luna ballano la zitella, La NASA ha visto che c'erano degli extraterrestri che ballavano la zitella. Pronto. Buonasera, con chi abbiamo il piacere di parlare? Non mi conosci mai, Graziano. Già. Graziano, caro, ciao, bello, dimmi tutto. Tutto bene? Benissimo. Pronto? Sì, ti sento, Pensavo che era caduta. No. Tutto bene? Certo. Benissimo, caro, benissimo. Non molte volte cade perché magari ci sono tante telefonate una sull'altra, capito? Per quello che cade, Va bene? Salutami a Katia Mino. Senz'altro, domani è il compleanno di Mino. Ah, oggi è il compleanno di Mino.
o domani? Domani faremo la torta, va bene? Saluto a Vincenzo. Sta preparando Maria una torta di 27 kg domani, la porteremo da Rosa, quindi se vieni te ne mangi un pezzetto. Mo vediamo. Vabbè, ti aspettiamo, Un bacio, ti voglio bene. Anch'io, caro, un bacio. Ciao, bello mio. Il nostro cameraman, lui è meraviglioso, Quando facciamo gli spettacoli di Beppe, lui fa le riprese, è stupendo, per dir poco, stupendo. Pronto? Vi ricordo un'altra cosa importante, a breve uscirà il DVD di Tony, Il concerto che ha fatto, ragazzi, siamo quasi alla fine, mancano pochissime cose ed è pronto. Pronto? Beppe? Sì, chi parla? Lauretta mia. Lauretta mia, bimba dorata. Dimmi tutto, cara. Beppe, devo fare dei saluti. Sì, prego. Puoi fare tutto quello che vuoi. Beppe? Di. Devo fare dei saluti a... come si chiama? Rosanna, Pino... Ah, come no? Gianvito. Anche da parte mia, Va bene. E poi altri due amici. Sì. Sarebbe Enza e Nicola da Capurso. Ormai è vecchio e più non vola. Nicola, no? E niente, Peppe, e poi mi fai una canzone a piacere. Va bene, ti faccio. Va bene? Come no? Okay. Beh, ti saluto che ti sento poco. Mi senti poco la voce, sì, da casa? Sì. Forse dobbiamo alzare un pochettino il volume del microfono, no? E stasera come mai di venerdì? No, perché praticamente io c'avevo il giorno spostato, no? Il calendario mio, no? Sono mancato da casa tanti giorni, quindi mi sono alzato stamattina e convinto che era lunedì. Capito? Non credevo che fosse venerdì. E allora sono venuto, pensavo, allora, facciamola, va. Facciamo io lunedì stavo imbazzendo. Che non mi hai visto, no? No. Mannaggia, non impazzire più, dai. Lunedì ci vediamo, tra tre giorni ci vediamo di nuovo, Va bene. Sempre in diretta. Va bene. Ti mando un bacio. Ciao, cara. Grazie. Ti voglio bene, salutiamo tutti gli amici di Bari. Mi saluti Katia. Senz'altro, te la saluto. Ciao, Peppe. Ciao, cara. Ciao. Bene. Ciao. Bene, poi vi ricordo un'altra serata importante, ragazzi, per tutti gli amici di Taranto e provincia. Faremo una serata meravigliosa il 26, domenica 26 maggio, staremo alla Madonnina, salutiamo tutti quanti, Antonio, salutiamo anche Ciccio, Faremo una serata straordinaria, quindi anche se state facendo magari le comunioni, le cresime, venite da noi, però di sera, va bene? Passeremo una bella serata insieme a Beppe Junior dopo tanti anni che manca dalla Madonnina. Pronto? Pronto? Sì, chi parla? Beppe? Sono io, chi parla? Sono Mina da San Vito. Mina? Sì, da San Vito. Mina. Ciao, cara, sì, Mina. Ciao, bellissimo. E vorrei fare un piccolo saluto alla mia amica Enza. Sì. Da Brindisi. Sì. Per il suo compleanno. Ah, bene. Quindi... Vorrei una canzone, Bell'Italia, se possibile. Bell'Italia, la facciamo adesso, dai. Va bene, cose. Auguri ancora. Ti mando un bacio, ciao, cara. Ciao, salutiamo ciao, tutti gli amici di Santo Vito. Santo Vito mio teletrante, li salutiamo tutti quanti, San Vito, caro Vigno, salutiamo anche San Michele Salentino. Adesso ci prepariamo, andiamo con il brano Bella Italia, e faceva così, una bella tarantella, andiamo in giro per l'Italia. Arriva momenti, 1, 2, 3, all'inizio sta, Bella Italia. Mi ricordo poi, ragazzi, il 30 staremo a Taranto, festa di piazza a Taranto, Rione Salinella. Arriva Bella Italia, questa bella tarantella che abbiamo inciso qualche anno fa. Così, andiamo in giro per l'Italia, una bella gita. Se dormine più bel fiore di Sicilia, c'è la Sardegna, paradiso in mezzo al blu, ma c'è un'isola che resta meraviglia, si chiama Capri e non si scorda più, poi Napoli, Sorrento e così via, l'Italia è un souvenir di simpatia, amore, pizza e allegria, e bella l'Italia, in campo
che bella l'Italia, il mare ci fa compagnia, che bella l'Italia, un sogno nella realtà, l'Italia è questa qua. Di Bella Italia, vi ricordo che i brani sono più corti, così riusciamo a farne di più e teniamo contenti tutti gli amici che ci seguono da casa. Bene, bene, abbiamo un altro bel pronto, vediamo chi parla, vediamo questo bel pronto, eccolo che arriva. Pronto, pronto, buonasera. È caduta la linea, mannaggia, quindi iniziamo già a arrivare alla, come si dice, la zona rossa, perché poi questo è un orario che molta gente sta mangiando a casa, perché al sud si mangia più tardi rispetto al nord, no? Al nord si mangia come negli ospedali, qua al sud alle 7:30, alle 6:30, da noi invece si va più tardi. Al nord già dormono, mi dice il nostro Pizzicaluro, che dormono al nord perché lui è stato al nord, era fidanzato con una ragazza di Milano, poi è finita male. Pronto, però infatti ogni tanto lui parla milanese. Pronto? 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 Pronto, buonasera, con chi abbiamo il piacere di parlare? È caduta, mannaggia. Facciamo il numero lentamente, mi raccomando. Voglio anche salutare la mia nipotina Asia, che mi segue sempre. Adesso voglio fare un brano molto bello, che l'abbiamo inciso qualche anno fa e piace tantissimo. Si chiama Sognami, dedicare a tutti gli innamorati. Arriva questo brano perché la cosa più bella è quando uno va a dormire, il pensiero dell'innamorato, no? Dell'innamorata, e quando si sveglia la mattina, il primo pensiero. E faceva così: sognami. Amore mio, che sei lontano, è come se io fossi a te vicino, tante carezze ti faccio con le mani, questo messaggio che io mando a te, esce dal profondo del mio cuore, perché sei tu tutta la vita mia, tu lo sei stata e sempre lo sarà. Sognami,
mandare via questo brano Sognami, sognami nelle notti eternamente amore, un brano bellissimo, che si trova sul disco mio, se non erro, il disco di Padre Pio, dove c'è Padre Pio, si trova questo brano. Pronto, abbiamo un'altra bella telefonata, vediamo chi è. Pronto, Peppe? Pronto, chi parla? Pronto, Peppe, ciao, sono la signora Anna da Palaggiano. Oh, da Palaggiano, il paese dei mandarini, forse, no? Sì, il paese dei mandarini, marance, tutte quelle cose là. Voglio assaggiare un bel paese di agricolo. Bene, mi ricordo queste cose qua dei mandarini, quando passavo a Palaggiano con la macchina, no? Esco il braccio di fuori e prendo il mandarino al volo da questi alberi bellissimi. Senti Peppe, io volevo sentire una bella fisarmonica perché a mio marito piaceva tanto. Era amante di te, c'ho tanto CD tuoi, ne ho parecchi, veramente parecchi. Va bene cara, ti faccio allora un brano con la fisarmonica, va bene? Sì, ti ringrazio Peppo, ti sto vedendo, proprio in questo momento ti sto vedendo. Mi fa piacere, ti mando un bacio proprio in questo momento. Grazie, pure vediamo, è arrivato. Ti mando un bacione. Vuol dire che la televisione è sincronizzata. Ciao caro, un bacio, Peppe. Bene. Grazie, ciao. Ciao bella, ciao, ti faccio dopo un brano con la fisarmonica mia, Bene, ti faccio una bella canzoncina. Allora, adesso aspettiamo un'altra bella telefonata, eccola che arriva. Vediamo un attimino. Ecco che arriva questa bella telefonata in diretta. Pronto? Sì, pronto. Pronto? Peppe? Sì, chi parla? Chiamo da San Pancrazio. Maria, l'amica mia. Vorrei sentire una canzone suonata con la fisarmonica. Mo te la faccio. Ma ti faccio un bel bra. Che vuoi ascoltare con la fisarmonica? Di. Una tarantella. Una bella tarantella? Sì. Come va? Va bene, cara. Mo ti faccio, facciamo una cosa con la fisarmonica, no? Aspetta che mi preparo, Va bene? Va bene. Grazie. Ciao, ti mando un bacio. Allora facciamo adesso, ci prepariamo con una cosa con la fisarmonica, facciamo la gazzalata, ci prepariamo con la gazzalata, eccola che arriva, per tutti gli amici che hanno messo bravo. Bene. Abbiamo un'altra bella telefonata, vediamo chi è. È caduta?
Eccola che arriva, eh. Pronto, pronto. Pronto? Sono Chi? Nunzia da Palaggiano. La signora da Palaggiano? Nunzia, Nunzia mi chiamo. Annunzia, la Nunzia, siccome ha telefonato prima un'altra signora, pensavo fosse la stessa. È un'altra, no? Nunzia, non hai telefonato prima? Senti, voglio sentire Padre Pio. Padre Pio lo facciamo alla fine, va bene, caro? Cara. Bene. Nunzia, cara. Ok. Ti mando un bacio. Ti mando un bacio, eh? Ti farò va Padre bene. Pio dopo. Bene. Ciao. Ciao bella mia, ciao. Salutiamo anche Nunzia, il nome Nunzia che non c'è nove, perché abbiamo la nostra amica Nunzia da Taranto, la salutiamo. Salutiamo Nunzia Erbiondo, salutiamo anche Isabella, la nostra pianista, salutiamo anche Pepeu, che non la vedo da tanto tempo, Pepeu, la salutiamo, eh. Pronto? 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 Pronto, pronto, chi parla? Senti, sono Fiore Angela. Angela. Angela, cara. Pronto, pronto, chi parla? Di, puoi dire. Sono Fiore Angela. Vorrei dedicare... Ecco. Angela, devi... Se no stai parlando tu da sola. Vorrei parlare... Devi abbassare il televisore. Perché stai parlando da sola, Angela? Cioè, prima parlano, pronto? Sì, sono pronto. Angela, e poi rispondi. Senti, vorrei dedicare una canzone a un'amica mia, Maria. Maria, quale brano? Quale brano vuoi ascoltare? Di Losetto. Quale? Vorrei sentire la canzone a Zitella. E l'abbiamo fatta già, ti faccio un'altra cosa, va bene? Oi Marì, oi Marì, quando suona c'ho perso per te, vamma a dormire, nata notte abbracciata con te. Oi Marì, quando suona c'ho perso per te, vamma a dormire. Oi Marì, dedicata a Maria, dopo ti faccio un brano, eh? Va bene, cara? Aspettiamo un'altra bella telefonata e poi andiamo con la prossima canzoncina. Vediamo, vediamo chi è. Poi voglio fare dopo, ci prepariamo con l'uccellino, eh? L'uccellino della comare, eh? Un brano che sta piacendo tantissimo a tutti quanti, perché poi è bello che diciamo anche i nomi degli amici che ci seguono da casa, eh? Noi abbiamo le telecamere speciali che guardiamo e vediamo chi sta da casa, allora facciamo i nomi. Pronto, pronto, eccolo che arriva, eh? Chissà perché il nostro regista, ragazzi, quando ci sono le signore che chiamano, queste telefonate non arrivano mai in diretta. Ma i maschietti li passa subito, le signore invece no, le signorine. Pronto, pronto? Pronto? Vedi, vedi, vedi che signorina. Buonasera. Pronto, pronto? Buonasera. Buonasera, che bella voce, ecco perché non ti passa. Sono Giovanna da Corato. Scusami, il nome è Giovanna? Giovanna da Corato. Giovanna da Corato, Bari, la bella Bari. Dimmi sì, tutto, sì, cara. Bari. Dimmi tutto, cara. Niente, mi devi fare un bel brano. Quale vuoi? Amore, guardami. Amore, guardami. Ti Il prego, mio cuore guardami. Batte solo per te. Il mio cuore batte solo per te, Giovanna, e te la faccio. Batte sempre solo per te. Va bene, aspetta in diretta che te la faccio, vai. Fino Ci siamo? Alla morte. Amore, guardami. Dedicata a tutti gli amici che ci seguono. Sappi che son tornato da te per dirti che ti amo ancora. Dimmi che mi aspettavi.
dedicato a Giovanna. Giovanna, bene, bene. Voglio anche salutare il mio amico Angelo, eh? Angelo da Dalzara, tutta la sua famiglia. Sì, pronto. E Donato anche. Pronto? Pronto, Beppe. Sì, chi parla? Benvenuto, il maschietto, eh? Prima maschietto della serata. Pronto? Pompilio da Campi sono. Oh, Pompilio, il punturista. Caro. Finalmente ho preso la linea, finalmente. Piano piano bisogna fare i numeretti, sì. E si prende lì. Ho consumato il dito. E lui pure ha fatto la domanda per accompagnamento per il dito che purtroppo... Eh sì, ma mi daranno un'altra pensione. Un'altra pensione. Cosimino gliel'hanno accettata, eh? Ah sì? Sì, sì, si è consumato il dito. Salutami a Cosimino e Anna da Brindisi. Va bene, gli mando un saluto pure io. Caro mamma, Cosimino. Papà, come sta? Tutti a posto? Tutto bene. Benissimo. A posto, Beppe. Ti vogliamo bene. Io così, Così, Assai si dice, assai è bella. Ti saluta mia moglie Lina, Salutami, dai un bacio da parte mia, penso che ci vediamo presto, Sì, va bene, speriamo e ci vediamo presto. Ciao sì. Caro, ti voglio bene. Anch'io, Beppe. Assai, ti faccio un brano tutto per te, Ok, caro. Grazie, Beppe. Salutiamo il nostro ex punturista, perché adesso lui è andato in pensione da qualche mese, ci sta godendo la pensione, perché è giusto che sia così. Lui ha fatto 74.000 punture, mica una. Chi le conta? Ti mando un bacio, ciao bello. Salutiamo tutti gli amici di Campi Salentina, tutti quanti, sono tanti. Bene, poi ci prepariamo con l'uccellino della comare, che era lì che voleva volare. Pronto, e poi voglio fare anche serenata mia, magari li mettiamo tutti e due già pronte. Abbiamo una bella diretta, eccola che arriva, e poi arriverà l'uccellino per tutti gli amici che l'hanno richiesta. Vi ricordo domani sera Beppe Iuno sarà al club da Rosa, Ceglie. Pronto. Ecco la diretta. Vediamo chi è. Pronto, buonasera, con chi abbiamo il piacere di parlare? Io sono Tonia. Tonia, da dove chiami? Siamo Tonia? Da Bari. Da Bari, la bella Bari. Voglio dedicare una canzone a mia madre, sì. Che è allettata a 92 anni. Oh, giovanissima proprio la mamma. Sì. Bene. E se gentilmente magari glielo ripeti, lei adora Mario Merola. Ah. Però il vostro programma lo vede dalla mattina alla sera. Ah. Bene, ecco, bene. Vedi tu, insomma, magari se glielo ripeti, si chiama Graziella. Grazie. Graziella, dedichiamo il prossimo brano allora signora Graziella, Sì. Va bene, ti mando un bacio, Grazie, ciao. Anche a lei mandaglielo un bacio. Anche alla mamma. Sì. 92 anni, ciao bella grazie, mia. Grazie, ciao. Ciao cara, ciao. Io ho avuto il piacere di conoscere una signora quando sono nato, mi ricordo però il posto dov'era, che aveva 103 anni, e si manteneva bene proprio, Parlava in italiano, era lucidissima. La saluto la signora. Sì, 103 anni, mi ricordo questo particolare interessantissimo. E ha detto che mangia solamente verdura. Si mangia, Andiamo con l'uccellino della comare, che era lì che voleva volare. Vai. L'uccellino. Ormai è vero.
l'uccellino della comare che era lì che voleva volare. Abbiamo un'altra bella diretta, poi ci prepariamo con serenata mia, eh. Okay. Pronto, pronto. Pronto, pronto, Peppe, ciao. Chi parla? Ciao Peppe. Chi sei? Domenico da Martina Franca. Domenico da Martina. Oh, Domenico, Domenico, l'amico mio. Olga. Oh, Domenico. Stasera taccia di dire una cosa. Domenico mio bello, la prima volta che sento la tua voce al telefono, eh? È 2 ore che sto provando. È 2 ore che stai provando. Piano piano, bisogna fare i numeri piano piano, eh. Sono tante le telefonate, no, e tanti gli amici. Di nuovo c'è. Un'altra volta, però è... Domenico, Domenico? Parla, che ti sento, eh? Ok. Allora, Domenico, quante canzoni hai di Beppe nella macchina, di? Non so, sono 300. Ha più di 300 canzoni mie nella macchina. Perché... non lo so, sono parecchie, sono perché tutta la scheda, sono 300 e qualche cosa. Ascolta, la colonna sonora della sua vita è Beppe. Tu dopo ce l'ha sempre Beppe, io con la penna, c'ho la penna, la metti dappertutto, eh. Ha detto si è comprato anche il lavandino, no, con la pen drive, che mette la pen drive. La... Olga, Olga! Ciao, Beggio. Ciao! Ah, che bello ascoltare la tua voce via etere. Bello, bello, bello. Dimmi tutto, cara. Io ti voglio fare un brano dedicato a te e tuo marito, bellissimo. Si chiama... vabbè, fallo tu a piacere tuo, Peppe. Lo faccio io, eh. Ti ricordo che stiamo preparando il video, perché noi facciamo Cent'anni da un sacco di anni. Lui è un signore che gli piace tantissimo Cent'anni a lui, gliela, ogni volta che la canto lui chi piange, non so se piange per come la cantiamo o perché per la canzone, questo non l'ho mai capito. No, mi piace proprio. Lo so, ti piace proprio, perché lui è stato anche all'estero e la cosa bella è che non tutte, ha, due, ogni volta, tutte e due, lo so, ogni volta che vengo in televisione non la facciamo mai perché manca Mino, quindi stiamo preparando il video, un videoclip, così poi possiamo cantarla quante volte vogliamo qui in TV anche, eh? Va bene caro, ti voglio bene, okay, ascolta questo tutti, brano, serenata mia. Salutiamo tutti, Katia, Mino e tutti. Ti voglio bene. Salutiamo tutti gli amici di Martina, anche Nino, Miali, Beggio, mio Nino. Andiamo con serenata ciao, mia. Beppe. Ciao Olga, ti voglio bene, anch'io. Anch'io, collego. Salutiamo il mio papà Pedros, l'autore di questo bellissimo brano. Serenata mia. Sera per dirti tutto quello che ho nel cuore, io canto a voce piena per dirti che ti amo, amore mio, negli occhi grandi miei che parlano d'amore e di passione, un grido di speranza che ho nel cuore mio non può. Che nasce da un cuore innamorato, il tuo ricordo in me non può morire, sai, anche se sei lontana. Già troppe volte ormai han pianto gli occhi miei, lasciarti non potrei. Finisco di cantare la nostra serenata e spero nel tuo amore. Dedicato a tutti gli innamorati. Voglio anche salutare il mio carissimo amico Luigi Quarta, Gino Quarta, lo salutiamo, Giambellino, Giambella, Adriana, salutiamo Adriana Davelli, tutti gli amici che ci seguono, sono tantissimi, Salvatore, Simo, salutiamo anche Massimo. Pronto, pronto, abbiamo una bella telefonata. Pronto? Pronto? Ciao. Ciao, chi sei? Ciao Beppe. Chi sei?
Oronza. Oronza, e c'ha mal di testa, ti sei preso l'auli? Stai parlando, Oronza. Io non sento la mia Oronza di sempre, pimpante. Dai, dai, passami. Ah, ma mo ti sta aggiustando, già, eh? Vabbè. Ma dimmi tutto, cara. Ciao, Beppe. La mia... Ecco, bravo. Domani ci vediamo. Va bene, ok. Ti aspetto, eh. Come stai? Tutto bene, cara. Tutto bene, sto con la camicia stasera, abbiamo messo la camicia. E meno male, va. Perché va caldo qui, eh. Saluto la mia comare. Con la mia ciuscetta di Taranto. Come no, li saluto anch'io. Gassano, un bacione a Anna di Gassano, a Isa, a Giuseppe, a tutti quanti, a salutiamo anche Tina Salvatore. E Salvatore, come no, Salvatore, Lauretta mia, un bacione a te forte 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 amore, pure io ti do un bacio così grande grande, ok. Ti voglio bene. Ti voglio ciao, bene. Ciao, tesoro. Beggia. Ciao, ciao. Beggia, ciao, 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 ciao. Beggia, beggia. Voglio fare adesso un brano. Se non ci sono telefonate, arriva subito, subito, la passiamo. E poi ci prepariamo con un altro brano, il ballo di Beppe. Il ballo di Beppe. Il ballo di Beppe. Poi vi ricordo, ragazzi, che se andate su YouTube, andate a trovare la Zumpe Balla Nazidella, la Nazidella Remix, che se lo discolavo che ci sono i passi, la stanno ballando dappertutto oramai, eh. Tutte le nostre serate la ballano, questa zumpa e balla, anzi io non so ballare, quindi non vi posso far vedere. Va bene, comunque andate su internet, su YouTube, scrivete Nazidella Remix e usciranno i ballerini che vi spiegheranno i passi di questa Nazidella Remix. Pronto? Sì. Sì? Chi Pronto? Parla? Chi parla? Sono Margherita. Margherita. D'Acquaviva delle Fonti. Oh, Margherita D'Acquaviva delle Fonti, la mia amica. Margherita. Ti ricordi? Un figlio mio, tre cose. Come? Come faccio a dimenticarmi di te, Margherita? Io non posso stare fermo. Che bello sentirti, che gioia. Dimmi tutto, cara. Non tanto ti sento bene al telefono. Comunque, sì. Io sto bene e spero anche che tu e la tua cara dottoressa metta state sì. Bene. Benissimo, benissimo. Ecco, e... ti ammiro tanto perché sei bravissimo. Mi grazie. Fai sognare quando sento i tuoi... Grazie, grazie. Musicali. Grazie. Allora, vorrei... Sì, che bello. Ti saluto anche mio marito Natale, che sta vicino a me. Salutiamo Natale. Ecco. Sì. Va bene. E poi... ecco. E poi... vorrei ascoltare, che a me piace tantissimo, Respiro. Respiro, te la faccio un pezzettino, eh? Ecco, e voglio mandare un saluto alla sì. Famiglia Marinelli, a Rosanna, a Gianvito. Bene. E, anche da parte mia, sì, eh? No, un bacione. Anche da parte mia, tutta la famiglia di Gianvito, la mamma di Gianvito, il suo papà, carissimo. Fino, Rosanna e Gianvito. Bene, bene. Ecco. Ti mando un bacio. Un bacione grande a te, sei il mio caro. Caro. Io a due, a due. Io te li do a due. Te li do a due. Beggia, va bene. Ti faccio grazie, respiro, tu. Ascoltala, mi raccomando, ballala con Natale. Sì, adesso mi abbraccio con Natale. Sì, da te, abbracciati con Natale, abbracciati, panze mie e panze tua. Voglio vedere il contatto panze delle panze. Panze. Respiro, ecco qua. Vorrei. Cassi di me.
dedicato alla nostra amica che ci ha tremato da Bari, Margherita. Margherita, io non posso stare fermo. Margherita bella. Pronto, pronto, abbiamo un'altra bella diretta. Io sono già Ronzina di Campi. La Ronzina. Volevo parlare con Peppe Junior. Sono io in pelle d'ossa, Ronzina da Campi? Sì. Ah, Ronzina da Campi. Ciao Ronzina bella. Ciao. La provincia di Lecce, dimmi tutto, cara. Peppe Junior sei? Sono io, sono io. Ehi, peggio. È peggio, peggio. La Ronzina, no? Sì, quella che siamo state delle palme insieme. Ci siamo fatte la foto, no? Sì. Siamo usciti bene, Ronzina? Benissimo, la tengo sposta in sala di pranzo. Bene, bene, Ronzina, cara. Dimmi tutto, ti posso fare una canzoncina? Sì, quello che vuoi, sono tutte belle. Facciamo una cosa bella salentina, allora, sì. Dalla Domenica delle Palme, tutte le sere che sto telefonando. Dalla Domenica delle Palme, insomma, sono state, quando è stata? Ad aprile? Quindi ogni sera mi stai chiamando? Sì, e non prendo mai la linea. Eh no, perché non è che vengo tutte le sere qua io, Lo so, lo so. Alla lunedì specialmente. Alla lunedì. E devo stare ogni lunedì come sempre alle 21. Va bene, cara, adesso ti voglio fare un bel brano salentino. Lo dedichiamo a tutti quanti gli amici che gli piace la musica bella salentina, quella bella pizzicante. No, facciamo la rondinella, facciamo la rondinella. Mamma la rondinella, mamma la rondinà, gira e vola e se ne va. Dedicata a tutti gli amanti della musica salentina, lo ballo dello Salento, la terra dell'usura, dello mare e dello vento. Vai. La rondinella. A breve uscirà il DVD di Tony, è quasi pronto. Non siamo veloci. È una cosa chics very nice, l'ho detto in inglese. Bello. Arriviamo alla rondinella, se ne è volata, abbiamo lasciato la gabbia aperta. Ci sta la rondinella, vuoi? Eccola. Ce la facciamo per fare una... Ok, andiamo con... Perché sono più corte le canzoni, possiamo fare di più brani.
Allora io facciamo Padre Pio, così salutiamo con questa bella richiesta e poi ci diamo la rivederci a lunedì alle 21 in compagnia di Pepe Junior e tutti quanti voi. Bene bene, andiamo con dedicato a Padre Pio, vai vai. Davanti a te, solo tu puoi capire perché porto in me un segreto dolore, un'ansia qui dentro al mio cuore che mi blocca e non fa respirare. Aiutami Padre Dio, non riesco a pregare da solo. Quando vuoi non credi più a niente e un diavolo ti annebbia la mente. Quando sembra che il faro si è spento, che la sabbia è sconvolta dal vento, che la barca lo scoglio non vede, la mia vita è lui. Posto, ci sarà un altro artista dopo di noi, come si chiama l'artista che viene dopo? Tommy Parisi, ci vediamo noi lunedì prossimo, buon proseguimento, buonanotte, ciao, sigla. L'eleganza fa la differenza la fa Petrelli Uomo, i migliori abiti da uomo per cerimonia, anche per gli uomini di domani. Petrelli